Bentrovati all'appuntamento con le ultime notizie su Teletruria, le nostre breaking news con la giostra del Saracino in primo piano, anche perché Teletruria in questi giorni vi offrirà il meglio da Piazza Grande con le nostre dirette. Anche ieri sera, ad esempio, è continuata la diretta che era già iniziata dal mattino e nel pomeriggio sul processo alle prove che avvicinano comunque alla giostra del 5 settembre. Quindi Giorgio Marmorini, Andrea Lanzi con i loro ospiti hanno rivisto quello che è successo in Piazza Grande, dove abbiamo visto i bei 5 di Gian Maria Scortecci e anche di Enrico Vedovini, tutti emozionatissimi. Poi è stata la volta del sindaco, ospite invece del direttore Luca Caneschi. Il sindaco ha parlato anche dell'estrazione delle carriere, ha notato come del resto ci fosse tanta gente che lui non si aspettava e è rimasto impressionato dal fatto che quando è entrato in Duomo, a parte i figuranti, era vuoto. Poi il clima di giostra in questi giorni, dice il sindaco, sta scorrendo bene, non ci dovrebbero essere problemi di assembramento in Corso Italia, con la soluzione appunto di chiuderlo al corteo per quanto riguarda il pubblico. Oggi la diretta continuerà, come sapete, con le prove, ma anche con le varie dirette del nostro direttore. Poi stasera ovviamente ci saranno nuovamente le prove in piazza e dopo il telegiornale continuerà il processo alle prove. Bene, questa nostra edizione delle Breaking News interamente dedicata alla giostra, come è giusto dopo 2 anni di assenza. Ci vediamo più tardi, arrivederci.